Ne abbiamo parlato sin dalla prima settimana, ti ricordi Giuseppe? No, perché abbiamo detto che poi nelle settimane successive avremmo presentato questo libro che insieme vinceremo, storia di un piccolo grande angelo chiamato Samuele. E allora vi abbiamo detto verranno a trovarci la mamma e il papà di Samuele, oltre a loro anche Alfia Milazzo, che è la responsabile della città invisibile, che si occupa proprio dei bambini, dei ragazzini di Librino, hanno un'orchestra straordinaria, fanno cose bellissime. Allora, ben arrivate, con noi ben c'è arrivate. Alfia Milazzo, c'è Giusy Cassone che è appunto la mamma di Samuele, di là c'è Gioacchino, il papà, che il dopo marito, vedremo anche, che lo conosceremo. Vedremo dopo, che fa fotografie, un piccolo grande angelo che purtroppo è venuto a mancare il 24 agosto del 2015, sì, dopo tanta sofferenza, dopo una malattia che lo ha stremato, ma è stato un bambino fortissimo. Tanto forte, che dava forte. Coraggio a voi genitori. Ci vuole raccontare chi era Samuele? Perché poi adesso noi promozioneremo questo libro, la vendita del libro servirà, adesso ce lo dirà Alfia, ad aiutare gli altri bambini che sono ricoverati in ospedale. Per questo abbiamo bisogno di voi. Quindi il nostro Matteo può già dare l'IBAN, lo lasciamo proprio visibile per eccolo tutto il qua, tempo. Giusy, allora, sì, Samuele è questo bambino meraviglioso che a un certo punto si è ammalato. Questo tumore sotto la mandibola. Sì, all'età di 9 anni. Esatto. Si è ammalato. Quello che posso dire di Samu, per farlo conoscere, è un bambino stupendo, sarò di parte, ma è così, perché poi chi leggerà il libro, esatto, avrà la possibilità, quando leggerete Samuele, il libro vedrete anche e leggerete le testimonianze, fallo vedere Samuele, abbiamo delle Samu, foto, sì, e quindi conoscerà bene Samuele. È un bambino buono, molto vivace, ma furbo. Furbo. A Catania diremmo spetto, sì, no? Spetto, nel senso migliore, bravo, del termine, spetto. Sì, sì, è quello. Queste che vediamo cosa sono? Delle illustrazioni? Sì, sì. Che sono state fatte proprio per ricordare appunto Samuele. Perché Giuseppe, devi sapere che quando Samuele stava male è stata proprio aperta una campagna di solidarietà, di aiuto. Alfia, puoi raccontarcelo anche tu. E hanno partecipato tutti nella speranza che Samuele potesse farcela, però purtroppo così non è stato alla fine. Sì, è stato un coro di persone che hanno cercato di aiutarlo, perché ovviamente la famiglia si è trovata a dover sostenere delle spese che non era in grado, ma diciamo che è un po' la situazione che molte famiglie hanno avuto purtroppo, di ma sostenere perché questa era una malattia rara? Era qualcosa che non era poteva curare lo stato di default? No, diciamo che l'hanno dovuto trasferire a Padova diverse volte e all'improvviso, quindi la famiglia si è dovuta ha dovuto sostenere questo viaggio. Io faccio fatica ad accettare questo anche, genere di cose purtroppo. Anche io. Mi dicono che una malattia, siccome è rara, quindi non ha tanti casi, per cui allora, se ce l'hai tu, peggio per te. Esatto. Ma che vuol dire? Non puoi fare tutto da solo, lo Stato in quel caso non interviene, e allora interviene lo Stato in quanto però popolazione, in quanto popolo. La solidarietà. Esatto. La che la sempre solidarietà, quello è lo Stato noi siamo, poi infatti, c'è anche il governo, ma noi siamo lo Stato, poi c'è lo Stato politico. Io dico sempre che i volontari, quelli che si occupano di beneficenza e solidarietà, anche noi che facciamo questo mestiere e ci mettiamo a disposizione, sono la colonna portante della nazione. Se non ci fossero loro, sarebbe bellissimo un giorno non doverne avere più bisogno, perché se non ne avessimo più bisogno significherebbe che tutto va bene e che tutto è a posto. Allora, e che abbiamo vinto. Alfia ha scritto questo libro, questa è la mamma Giusy che è con noi in trasmissione. Ci assomiglia, vero? Sì, ci assomiglia. Eccola qui Samuele. Devo dire, aveva la faccia birbante, gli occhi da monello. No, nel senso di chi lo spetto, monello sveglio, soprattutto. Ecco, ma la cosa che mi diceva Giusy, caro Giuseppe, anche Gioacchino, il papà che poi conosceremo, è che veramente questo bambino che ha sofferto non dovrebbe soffrire mai nessuno. Ma quando soffrono i bambini è davvero una cosa terribile, uno strazio al cuore. Ma lui era fortissimo. Tanto forte, ma la sua forza, ti dico, Salvo, che era l'amore, l'amore e la fede. Quindi a 12 anni, perché bambino di una maturità particolare, a 9 anni ha cominciato a soffrire, e quella è stata la sua forza, e questa è la testimonianza che c'è lì sul libro, che servirà a chi avrà la fortuna e il piacere di leggerlo. A livello morale pure, perché Samu
la fede, ha detto sempre di non perderla anche quando se la vita ci mette in ginocchio, non perderla mai. Questo lo diceva lui. Lui è disarmato. L'amore nei confronti degli altri, che perché meraviglia. Aiutava sempre i più deboli, lui pur essendo piccolo. Esatto. Il perdono. Il perdono. Quindi lui non ce l'aveva, che... non ce l'aveva con nessuno per questa cosa, no, che gli era capitata. Il perdono, no. Anche se la malattia è la fine di Samu, è nato da un errore medico. E quindi non lo sapevo, quindi poteva anche avercela con qualcuno, no. Sai, nell'animo ognuno poi tende a dare la colpa. Ma perché? Quando non si può dare la colpa a delle persone, la si dà a volte a persone o a entità che magari non sono vicine a noi. Invece al contrario, questo ragazzino, pensate, a 9 anni ha pensato che invece fosse il caso di affidarsi nelle mani di quell'entità e non di avercela con lui e né di avere davanti a sé dei colpevoli per forza da trovare, no. Gli era capitata questa cosa e lui l'ha affrontata con dignità, con coraggio, a soli 9 anni, e questo pazzesco. Devo dire è disarmante per certi adulti che poi a volte abbiamo un problema tipo che la macchina non va come vorremmo, siamo disperati, quando non funziona l'asciugacapelli siamo disperati. È vero. Vabbè, allora vorrei che Alfia presentasse in una battuta la città invisibile, sì, perché sì. Io la conosco bene questa realtà, ho fatto tante cose con loro, Giuseppe, anche tu, li ho ritrovati in tante manifestazioni, perché loro tolgono i ragazzini, le ragazzine dalla strada attraverso la musica e hanno un'orchestra bellissima, la città invisibile. Ha qualcosa di salesiano questa cosa, no? Perché è San Giovanni Bosco. Lo faceva Don Bosco. Don Bosco faceva questo, noi siamo salesiani, quindi questa cosa ne ci trovavano. E allora come funziona questa storia? No, siamo l'orchestra Falcone Borsellino, diciamo che dà sostegno a nutrimento culturale a dei bambini che sono abbandonati, tra virgolette, per le strade, o magari anche se non sono abbandonati, non hanno i mezzi per poter studiare musica e si trovano insieme, e noi facciamo anche una scuola di vita, li inseriamo in un percorso anche, diciamo, la musica ha salvato tante vite. Io l'altra volta parlavo di Barry White, il famoso Barry White, famosissimo, perché poi non era soltanto un cantante ma era anche un direttore d'orchestra, era uno pazzesco. Barry White era nato e cresciuto nel Bronx e aveva avuto dei problemi da ragazzino, anche di delinquenza minorile, aveva perso addirittura un fratello durante una rapina che gli avevano sparato ed era morto, e la musica gli ha salvato la vita. Il fatto che lui avesse un talento e il fatto di aver incontrato qualcuno che quel talento poi glielo ha fatto mettere in pratica, perché la sua famiglia non poteva permetterselo, in pratica gli ha salvato la vita. Quindi ha incontrato delle persone come voi e ha messo in pratica quello che aveva dentro, quella fiamma, quel fuoco artistico che aveva e che non avrebbe mai espresso se non avesse incontrato la Alfia Milazzo della situazione. Beh, la città invisibile, la città invisibile, per dire, le persone una per una comunque poi formano un gruppo. Che meraviglia. Allora, quindi i proventi della vendita di questo libro, quindi non c'è un, diciamo, non c'è un neanche prezzo. Un prezzo, fate voi, questo è un IBAN, fate un'offerta e quindi poi riceveranno il libro. Sarà proprio la città invisibile, questa associazione seria, importante, che fa tanto bene al librino e non solo, a destinare questi fondi a che cosa esattamente? Il progetto è proprio un progetto che nasce dall'esperienza di Samuele, persone che, bambini soprattutto, non solo che hanno problemi di salute, si devono trasferire al nord, come è successo necessariamente, spesso, perché purtroppo è stato lo stesso ospedale di Catania che l'ha mandati al nord, non è che hanno succede scelto. Sempre così, e purtroppo. Quindi devono sostenere delle spese, magari grazie a Samuele potrebbero avere un aiuto da questa raccolta, e quindi questi fondi che si possono creare. Allora, noi facciamo questa maniera: oggi stiamo lanciando in maniera proprio ufficiale questo appello, c'è la mamma di Samuele, tra un po' nella seconda parte, anche per rilanciare l'appello, vedremo anche il papà, c'è Alfia Milazzo, però noi ci conserviamo questa scritta. Grazie. E nei prossimi giorni qualche volta la riproporremo. Grazie. Perché vogliamo che anche alla Catalla con tutto cori contribuisca a sostenere questa causa, così come faremo con altre cause. Peraltro con Giuseppe facciamo tante manifestazioni di beneficenza, grazie, solidarietà, grazie, e le trasmissioni sin dai tempi di Insieme servono anche a questo. Ne abbiamo fatte tante, purtroppo ne dovremo fare delle altre. Io vorrei non farne, perché significherebbe che i problemi non ci sono più. Sarebbe fantastico, però purtroppo non è così. Senti, ma Samuele amava la musica, amava la televisione. Io sono sicuro. Samuele amava molto la cucina. Ah, la pure, vedi, amava
amava molto mangiare. Allora, codo, era un garù sospetto. Allora, oggi Samuele quanti anni avrebbe avuto? 20. Oggi avrebbe avuto 20 anni. Io sono sicuro che sarebbe stato un fan di questo ragazzo che ha 20 anni pure lui, credo, qualcosa di meno. Sì, forse sì. E che è andato a Sanremo. Si chiama Gianmaria e ha portato una canzone che si intitola Mostro. Alla catalla. Tutto cori.